Bada Tristan. I campionati europei di ginnastica artistica maschile di Montpellier si aprono con la gara di qualificazione della categoria juniores. I risultati di squadra sono buoni, ma Filippo non riesce a mandar giù gli errori commessi. Cioè, non è che finisce qua la tua vita qua, Ciccio. Cioè, hai fatto un'ottima gara. Gamba, ragazzi. Filippo ha saputo di essersi qualificato insieme a Nicola per la finale All Around. Mi raccomando, perché comunque la finale 24 è una finale importante. Adesso che il suo umore è decisamente migliorato, può divertirsi insieme agli altri e fare un giro turistico per Montpellier. Quanto avremmo fatto? 100 metri? Basta, io mi devo sedere. Allora, scegliamo una traiettoria. Andiamo da qualche parte. Guarda che bello quello lì, che non so cosa sia. Cosa sarà il comune? Bravo Filippo, mi piaci turisticamente. C'è la forma del souvenir, Filippo. Ti manca la crocetta sulla testa e poi ti appendiamo. Guarda quanto sembri Brad Pitt nano. Cosa hai da dire? Facciamo un giro per le bancarelle, Ciccio. Questo è proprio figlio, sì. Mamma mia, Ciccio, sei tutto lì. E gli creste. Souvenir qua, no. Gigi McDonald. Andiamo a far colazione. Ancora. E c'è del verme solitario. Mentre i ragazzi della nazionale juniores si godono un po' di meritato riposo, in campo gara scendono i ginnasti della categoria senior. Ludovico sta per affrontare atleti molto più navigati di lui. Molti tra i suoi avversari hanno come prossimo obiettivo le Olimpiadi di Londra e il confronto lo intimidisce. Ok ragazzoli, adesso concentratevi. Gamba, fai quello che sai fare e basta, tranquillo. Gamba, Ludo. Bravo. Bravo. Biglietti. Shaiva, ma ferma sta verticale. Più controllo, fa funzionare il cervello. Adesso questo esercizio è passato, ok? Pensa solo al cavallo e basta, ok? Bollietti, sì. Ma guarda che bello esercizio. È crollare forbici. Ognuno ha fatto qualcosa. Hai esagerato tantissimo, poi hai piegato il braccio. Sei andato indietro con la spalla o che cosa? Va bene, dai, ok, ragazzi, va bene. Ragazzi, andiamo avanti, ok? Finiamo la gara, ok? Cerchiamo adesso di migliorare. A 18 anni, Ludovico è in una delicata fase di passaggio, in bilico tra i senior, tanto più grandi ed esperti di lui, e gli junior, che lo seguono ammirati dagli spalti. Gamba Ludo. Gamba Ludo. Va incazzato, eh? No. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Dai, stai. Bravo. Bravo Ludo. Bravo, sì, sei stato bravo. Sì, questo è buono. La nazionale italiana senior non è riuscita per un soffio a qualificarsi per la finale, ma per Ludovico è stato comunque un esordio di cui andare fiero.
Filippo e Nicola sono riusciti a qualificarsi per la finale All Around e a commentare la loro gara ci pensa un cronista un po' particolare. Simone, un compagno di squadra. Ciao, sono Simone, ho 15 anni. Ciao, sono Simone, ma gli amici mi chiamano Preso o Stu perché dicono che assomiglio al c***o di... come c***o? La notte da leoni, ho 15 anni, vengo da Seveso, che è la città più bella d'Italia secondo me, perché ci sta una gelateria, due parchi, la mia palestra e poi quattro casette così, però è una bella città. No, mi devo pure rifare il video perché dici ste c***o, mi era uscito bene. In the Paul Smith Arena, for the third years, men of PCA Gymnastics, European Championships. Nicola Bartolini, Italia. Vediamo un po' di avversari. Questo rumeno qui che salta molto bene, il francese e gli inglesi che si stanno scaldando agli anelli. Inizia la competizione. Andiamo, Filo. Gamba filo! Dai filo! Dai! I muscoli ce l'hai, usi. Ancora 3 più 1, 4. 4 decimi, c***o. Filo! Filo! Piano, con calma. Non ci ha creduto fino in fondo, sa. Ci avrebbe forse fatto recuperare. Peccato. 10. Gamba. No, bravo, de più. Bravo, Nico. Bravo. Nicola ha appena dimostrato che non importa quanto grave sia lo sbaglio, si può sempre recuperare. Adesso sta a Filippo lasciarsi alle spalle la delusione per gli errori commessi e concentrarsi sul resto della gara. Freddo come un ghiaccio. Gamba, Filo! Bravo. Questo è partenza, freddo come un ghiaccio. Questo è sì. Ora. Vai, Filo! Nicola e Filippo sono partiti dal Centro Tecnico Federale di Milano con in tasca tante speranze e nessuna certezza. Adesso si giocano la finale All Around contro i migliori d'Europa e stanno dando loro filo da torcere. Proseguo così, bravissimo. Bravo, bravo Nico! Oh, oggi è la giornata degli stop. Stai, guardi come stia. Che due giri che dico che oggi è la giornata degli stop e ha sempre stoppato. We resume the competition and the warming up is over. Gamba filo! Dai, filo! Dai, carica giù! Gara della Madonna, bravissimo, bravissimo. Bravo. Nono e dodicesimo posto. Con un risultato così, Nicola e Filippo possono tornare a Milano più che soddisfatti. Nicola controlla pure, se non dimentica. Inizia ad essere in nell'altra. Siamo all'aeroporto di Parigi. Stiamo partendo ora per tornare a casa, finalmente. A volte sono in
proprio. Stiamo finalmente andando a casa. Vedevamo l'ora di questo momento. Siamo abbastanza stanchi tutti quanti. Filippo, Andrea, ma soprattutto Nicola. Notare il Gargarozzo possente. E adesso Nicola, devi studiare. Hai da fare l'esercizio, ti metti lì, quando uno ti si dice di fare una cosa, la fai e basta. Muoviti per piacere. Non hai poi l'aver dimenticato come si fa un saldo da ieri a oggi, no? Giusto?